Ecco una tisana della sera che è calmante e al tempo stesso aiuta anche un pochino a digerire. Non solo, vi propongo due ingredienti che hanno anche proprietà antinfiammatorie, per cui diciamo che proprio è l'ideale alla sera, magari dopo cena, quando abbiamo voglia anche di una cosa magari da sorseggiare tiepida e che in qualche modo concili anche il sonno. Quando c'è il cambio di stagione, anche i disturbi del sonno si fanno più forti, più si fanno sentire di più. Ecco qui, il primo ingrediente è la verbena. La verbena, tra l'altro, ha un gusto davvero molto piacevole, buono anche da sola, la verbena o anche con della scorza di limone. In questo caso io ve la propongo con la scorza di arancia dolce perché è digestiva e anche questa ha proprietà calmanti proprio sul sistema nervoso, tra le proprietà della scorza d'arancio. Io ce l'ho qui già essiccata. Se voi avete delle arance fresche, potete utilizzare quelle, mi raccomando, togliendo la parte bianca, altrimenti rimarrà un pochino amara e la potete anche mettere così a scaldare insieme con l'acqua. Qui io metto quindi per una tazza un cucchiaino di foglie di verbena essiccata e un cucchiaino di scorza d'arancia. Portate a ebollizione l'acqua, dopodiché la versate all'interno della vostra tazza e mi raccomando, coprite. Lasciate in infusione 5 minuti in modo tale che i vostri ingredienti rilasceranno non solo il gusto all'acqua, ma anche tutte le loro proprietà. E la vostra tisana della sera è pronta da sorseggiare.